Lega Nazionale Pallacanestro vi dà il benvenuto alla partita tra Sobat Basket Golfo di Urbino e LGC San Giorgio su Legnano. La partita si gioca con pallone Molten, pallone ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro. Buon divertimento! Entra a far parte della tribù del basket da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l'abbonamento, avrete il 15% di sconto tutti i giorni. Verificate su www.oldwildwest.it/lnp l'elenco dei ristoranti aderenti. Amici sportivi, appassionati di basket, in diretta dalle tribune del Palatenda di Piombino ed in streaming sul canale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro. Una cordiale buonasera da Riccardo Quiriconi e da Maurizio Garzelli. Penultima giornata della regular season, Piombino per ottenere la matematica certezza del secondo posto in classifica. San Giorgio sul Legnano a cercare di muovere la classifica e portarsi a 34-36, match importantissimo per basket e golfo. Dopo la battuta d'arresto casalinga con Omegna, l'exploit vittorioso in quel di San Miniato, la parentesi non bellissima di Varese ed oggi una partita, ultima dicevamo casalinga della regular season, che può definitivamente attribuire agli Omicoc Andreazzi il secondo posto in classifica. Avversario per niente facile, Maurizio, che come al solito avrà il piacere di presentare.
penultima del girone di ritorno e quindi tutta la prima fase al Palatenda di Piombino. È di scena la squadra di San Giorgio sul Legnano, forte della sesta posizione in classifica a 34 punti in coabituazione con Alba. Squadra interessantissima da affrontare con estrema cautela, perché delle 17 vittorie finora conquistate ben 7 sono state ottenute lontano dalle mura amiche, andando a violare campi difficili come Alba e Empoli. Ed inoltre viene da un momento di risultati positivi, ben 5 vittorie nelle ultime 7 gare. I Draghi sono una squadra che unisce esperienza e gioventù e hanno il roster anche giocatori che hanno calcato parquet più importanti della Serie B. Segnano 76,2 punti partita, quarta media del girone, ed hanno inoltre media di tutto riguardo nel tiro, con un ottimo 51% da 2, seconda nel girone, e un altrettanto ottimo 35% da 3, prima nel girone, ed un più che sufficiente 71% dal tiro libero. Catturano però solo 34,5 rimbalzi partita, quart'ultima posizione nel girone. Hanno il loro miglior marcatore in rota, play classe 99, con 12,5 punti partita. Ma anche Parlato, ex a 1 con Avellino, e Scali viaggiano stabilmente in doppia cifra. I Lombardi, come tutti del resto, cercheranno di violare il nostro campo, anche perché grazie al calendario favorevole nella prossima gara e agli scontri vincenti con le antagoniste, possono sperare di migliorare ancora la posizione di accesso ai playoff. I nostri ragazzi vengono dalla brutta sconfitta di 7 giorni fa a Varese, una sconfitta maturata nell'ultimo quarto, dove purtroppo sono venute meno quelle caratteristiche che hanno reso vincente il loro cammino fino ad ora. Come l'applicazione difensiva, 88 punti subiti, la voglia di vincere, il cinismo tipico dell'ultimo quarto, e dato forse più preoccupante un visibile calo fisico che, unito all'infortunio durante la gara di Persico, hanno contribuito in modo determinante al risultato finale. Unica nota positiva la prova del giovane Riva, che forse galvanizzato dall'entrata in quintetto ha fornito una prova di sostanza e spessore tecnico che fa ben sperare per il futuro. Per noi oggi partita importantissima, prima per la classifica, siamo a una vittoria dal secondo posto matematico, risultato splendido che certificherebbe una stagione strepitosa dei nostri ragazzi, e poi bisogna ritornare alla vittoria sul nostro campo, marchio di fabbrica del Basket Golfo in quest'annata. Purtroppo abbiamo una brutta notizia dell'ultima ora: Camillo Bianchi nell'ultimo allenamento ha subito una forte distorsione e quindi non sarà della partita. Facciamo gli scongiuri di rito, Riccardo, e anche oggi che vinca il migliore, sperando che indossi la casacca gialla. 70 secondi all'inizio del match, i due coach hanno scelto i quintetti per iniziare l'incontro: Bocconcelli, Toso, Di Anni, Parlato e Rota per coach 15, Riva, Pedroni, Procacci, Mazzantini e Fratti Fratto per coach Andreazza. Come a Varese parte in quintetto Riva, in panchina Edoardo Persico, Mau, la scelta delle ultime due giornate di coach Andreazza. Vediamo se questo servirà ad aumentare la disponibilità di Edoardo. Le rotazioni nel reparto lunghi, chiaramente con l'assenza di Camillo, sono diminuite. È importante che Alessandro Riva si prenda minuti importanti di sostanza e di qualità per dare il proprio contributo alla causa gialloblu. Mi dicono che verrà osservato adesso un minuto di silenzio in memoria del figlio del presidente della Pallacanestro Piombino, Tommei. Credo che gli arbitri, che sono i signori Pierluigi Marzo e Nicola Crudele, il primo di Lecce, il secondo di San Severo, alzeranno la prima palla e poi decreteranno il minuto di silenzio. Buona cornice di pubblico, Mau, è importante il contributo della tifoseria, che non è mai mancato in questa stagione, fattore importante per affrontare al meglio la, speriamo, lunga strada dei playoff che Piombino si appresta ad affrontare, con l'auspicio che lo faccia almeno dalla seconda casella della griglia playoff. Come previsto, Mau, sarà effettuato un minuto di silenzio, le squadre si schierano sulla linea del tiro libero, ci alziamo in piedi in rispettoso silenzio.
osservate il minuto di silenzio, squadre al centro del campo per iniziare l'incontro. All'andata Mau vittoria in volata di un punto, sofferta come è spesso capitato in questa stagione, ma Piombino ha sempre dimostrato, a parte forse nell'occasione di Varese, di saper gestire i finali punto a punto. Ci auguriamo che oggi possiamo soffrire un po' di meno, Mau. Sì, sarebbe anche l'ora di riuscire a portare a casa una vittoria, diciamo, in tranquillità. Comunque, data l'importanza della partita, come viene, basta venga una vittoria, Riccardo. Primo possesso giallo-blu gestito da Procacci. Arriva il blocco di Fratto. Lo scarico di Procacci, letto da Parlato. La transizione di San Giorgio. Palla nelle mani del numero 22 di Anni. Lo scarico per Bocconcelli. Sale il blocco di Toso, parla in post basso per Parlato che si muove contro Procacci. Lo scarico dietro la schiena del numero 57, l'errore da sotto di Toso del capitano di San Giorgio. Secondo attacco giallo-blu gestito da Procacci, fronteggiato dal numero 9 Rota. Il palleggio di Pedroni, lo scarico per Riva. Palla che torna in possesso di Pedroni, primo tiro per il numero 3. Due punti a bersaglio e primo vantaggio giallo-blu. Si alza dalla panchina Persico per applaudire l'altro Edoardo. Fratto ad occuparsi della marcatura di Parlato. Saverio Mazzantini a ringhiare su Di Anni. Lo scarico per Toso. Il reverse comodo del capitano ospite per il pareggio a due. Classe 98-99 in cabina di regia per San Giorgio. Risponde Edoardo Pedroni, anche lui classe 98, l'esperienza di Procacci e Fratto, il gioco a due, l'errore da sotto per Fratto, la palla recuperata da San Giorgio, lo scarico per Parlato, palla fuori per Rota, ricezione profonda, profondissima per Toso che si muove contro Riva, lo scarico per Bocconcelli, crea separazione, in allontanamento il tiro a bersaglio del numero 4 per il vantaggio San Giorgio sul 4-2. Partenza non esaltantissima per Piombino, Mau, specialmente in attacco. No, purtroppo abbiamo perso una palla nella prima azione, un'entrata di Fratto che mi sembrava un po' al limite del fallo. Loro invece hanno fatto due canestri, uno ben costruito, un altro forse un po' troppo facile. Comunque 4-2, due tiri liberi per Edoardo Pedroni, e quindi per adesso siamo in media. Primo fallo per Bocconcelli, primo viaggio in lunetta per Pedroni. Si ferma sul primo ferro il tiro libero del classe 98 piombinese Doc. Manda a bersaglio il secondo, tre punti tutti scaturiti dalle mani di Edoardo per il meno uno Piombino. L'attacco San Giorgio gestito da Rota, fronteggiato da Procacci. Blocchi tra Toso e Di Anni a centro area, ricezione di Di Anni. Lo scarico per Toso, il consegnato per Rota. Riesce a passare sul blocco Procacci, non sul secondo. Prende il tiro da tre punti Rota, è corto, ma segue il proprio rimbalzo. È più veloce di Riva. Trova lo scarico per Parlato, che fa saltare Fratto. Commette fallo il numero 10. Primo fallo per lui e primo di squadra per Piombino. Cerca di scuotere i propri compagni Fratto, lo abbiamo visto Mau anche venerdì in allenamento, aleggiava un briciolo di nervosismo in squadra, soprattutto dopo l'infortunio di Camillo. Per forza, l'infortunio di Camillo ha fatto un po' male a tutti noi e per primi i compagni, è chiaro. Però sai, in queste partite qui un po' di sano nervosismo ci vuole anche, anche perché loro sono una squadra, come ho detto prima, da prendere con le molle, perché se una squadra importante, una squadra frizzante, in fiducia, che ha giovani e ha esperienza, quindi sarà difficile anche oggi sicuramente. Se si parla di esperienza, quella di Parlato che ha mandato a segno il tre punti del massimo vantaggio San Giorgio, la stoppata subita da Procacci, prova a punire ancora Parlato con lo scarico per Di Anni, la palla si spegne oltre la linea di fondo, rimessa per Piombino. 7 minuti e 5 secondi allo scadere del primo quarto. Il tifo giallo-blu fa sentire il proprio incitamento. Pedroni ad agire in posizione di play, fronteggiato da Bocconcelli. Lo scarico per Procacci. Uno dei primi palloni toccati in attacco da Mazzantini. Lo scarico per Riva, che esce lontanissimo.
ricezione profonda di Fratto che si muove, spalla a canestro, controparlato, la conclusione Mancina, segue il rimbalzo Fratto, tramuta in due punti il rimbalzo offensivo e riporta Piombino ad un solo possesso sul 7-5. Fallo ancora alla difesa giallo-blu, rota in lunetta per due tiri liberi a propria disposizione. Cocci Quilici in campo ad incitare i propri uomini, primo fallo per Procacci e primo viaggio in lunetta per San Giorgio. Manda Bersagli il primo, il classe 99, 8-5 San Giorgio più 3 a 6 minuti e 35 secondi dalla scadere il primo quarto, raggiunge nuovamente il massimo vantaggio sul più 4, 9-5 e palleggio di Procacci, il blocco di Fratto che si apre a ricevere, va fino in fondo Procacci, non inserite completamente ma la versione 4 ruote motrici sembra tornare. Ma sì, a prime prove di 4 ruote motrici per il nostro play che è marcato da un frizzante rota, però fa valere il suo fisico e la sua esperienza Procacci. Accoglie il palleggio rota, trova lo scarico per Toso, lob e tapin vincente del capitano numero 40 per il nuovo più 4, 11-7, quarto punto di Toso. L'attacco giallo-blu con palla ferma alle mani di Riva che deve prendere il palleggio, raccoglierlo e trovare un improbabile scarico letto dalla difesa di San Giorgio. Rimangono a Piombino 7 secondi per chiudere l'azione di attacco. Ancora difficoltà a Mau nella gestione della palla in attacco per Basket Golf. Sì, loro stanno facendo una difesa molto aggressiva e toccano la palla sempre, ma noi non stiamo avendo un attacco sciolto, abbiamo un attacco nervoso e vedi, anche questa è un'altra palla persa purtroppo malamente. Ha provato l'ambagata Fratto a far rimbalzare il pallone sul corpo di Parlato che è riuscito però a trattenere la sfera, palla persa Piombino, nuova opportunità in attacco per San Giorgio che ha l'opportunità di allungare, il palleggio di Bocconcelli, finta il tiro, trova ancora Toso nel pitturato, si svita bene il numero 40, semigancio destro per il massimo vantaggio San Giorgio sul 13-7. Edoardo Percico sul cubo dei cambi, il palleggio di Procacci, lo scarico letto ancora Bocconcelli fino in fondo, l'appoggio Mancino al tabellone, due punti ancora San Giorgio e time out di Coach Andreazza per interrompere l'inerzia decisamente a favore degli ospiti. 15-7 ma a metà del primo tempo, Piombino deve assolutamente reagire. Sì, Piombino deve reagire e soprattutto prima cosa stringere le maglie in difesa, che loro hanno giocato fino ad ora quasi esclusivamente in transizione e non, quindi vuol dire che non rientriamo con i giusti tempi, e in attacco bisogna cercare un po' più di giocare la palla invece che prendere iniziative personali. È un po' in linea Riccardo con quasi tutti gli inizi di partita qui a Piombino, dove per diciamo 8 volte su 10 si va sotto di 7-8 punti per poi riprendersi dopo. Ora siamo arrivati a un punto che le partite sono di fondamentale importanza e quindi non bisogna concedere niente a squadre tipo questa qui, che è una squadra, San Giorgio è una squadra ben rodata, ben coperta in tutti i ruoli. Quindi fino adesso la partita del Golfo non mi è piaciuta, soprattutto in difesa, ma anche in attacco ho visto poche idee. Speriamo che coach Andreazza a questo minuto abbia registrato un po' le cose. Tanto per cominciare, sarebbe un lusso per chiunque avere Edoardo Percico come sesto uomo. Andreazza lo sfrutta in questa occasione. In panchina Riva per Piombino che gestisce l'attacco con il palleggio di Pedroni fronteggiato da Bocconcelli. Prova a tagliare lungo il fondo Procacci. Esce a ricevere Persico, il primo consegnato per Procacci. Prende il tiro da tre punti, il play giallo blu. Va forte a rimbalzo Mazzantini. Tape out a favorire il nuovo possesso giallo blu. La partenza forte di Pedroni sulla fascia destra dell'attacco. Non trova il ribaltamento subito Fratto per Mazzantini che attacca forte, primi due punti per Saverio in uscita dal timeout, due punti fondamentali per Basket Golfo per rimettersi in linea di galleggiamento. Vediamo il primo attacco post timeout di San Giorgio, il tagliaricero di Parlato
che trova lo scarico per Toso, palla alle mani adesso di Dianne. Il blocco di Toso a favorire la partenza in palleggio di Rota. Lo scarico per Parlato, ad un secondo dalla fine dei 24. La preghiera del barbuto numero 57. È il ball per lui, palla recuperata Piombino. Una buona azione in attacco con determinazione, rimbalzo offensivo e canestro successivo. Una buona azione in difesa, segnali importanti in uscita del time out per gli uomini in giallo-blu. Sì, prima in attacco, palla condivisa da quasi tutti i giocatori, un bel rimbalzo d'attacco di Mazzantini e subito Vanesto, ma soprattutto un'ottima difesa che ha fatto girare la palla fino all'ultimo secondo alla Sangio, facendoli prendere un tiro difficilissimo. Peccato questo errore, ma la palla era stata giocata bene anche questa azione. L'assist non concretizzato da Persico. Procacci che batte in uno contro uno il proprio uomo, lo scarica per il centro. Non si accontenta dell'infrazione di campo Saverio Mazzantini, va a raccogliere il pallone per il nuovo attacco giallo-blu. Fratto a muoversi contro Toso, lo fa saltare, trova la conclusione Mancina a scuola di perno nel pitturato di San Giorgio per Fratto. Ma ho scuoti la testa, forse infrazione di passi? No, era annuivo con la testa e pensavo che Fratto ha molto da dire quando si trova nel pitturato. Meno 4 basket golfo, che ha cominciato a difendere forte. Due tuffi importanti, Mao, prima Fratto, adesso Persico. Sicuramente la voglia di combattere questi ragazzi non la perdono mai. No, la voglia di combattere questi ragazzi l'hanno sempre avuta. In tutto il campionato, se c'è stato forse un passaggio a vuoto, è stato quello di Varese, dove non si è visto la solita voglia, ma questi ragazzi non gli possiamo certo rimproverare niente da questo punto di vista. Fioravanti e Colombo in quintetto per Coach Quilici a prendere il tiro Bocconcelli, lo fallisce, rimbalzo difensivo di Mazzantini, prende la fascia destra Alex Pavia, lo scarico per Persico, rinuncia al tiro piazzato Edoardo. Trova lo scarico per Fratto, partenza ancora di Procacci, in allontanamento il tiro di Fratto, sfortunata la conclusione del numero 10. Rientra forte Saverio, non riesce però a contrastare efficacemente il tiro da tre punti di San Giorgio, fallito però, rimbalzo difensivo di Fratto e nuova opportunità in attacco per Piombino, la gestisce ancora Procacci, il fallo di Colombo, antisportivo Mau per il direttore di gara. Due tiri e palla al lato per Piombino, come al solito un'interpretazione, quella del fallo antisportivo, che a noi fa sempre discutere. Intanto Coach Quilici a chiedere time out. Sì, questo fallo, come diciamo spesso, è un fallo normale di gioco secondo me. Ora c'è questa regola, a volte ci torna a favore, a volte no. In questo caso ci torna a favore perché hanno fischiato un fallo antisportivo, però a me sembrava un fallo di gioco senza cattiveria e senza volontà di far male a nessuno, quindi dov'è tutta questa antisportività non la vedo. Queste sono le regole, l'arbitro era più vicino di noi, prendiamo questo fallo, ma francamente ecco, ora scotevo la testa, non prima. Un onestissimo tentativo di impedire un tiro comodo all'avversario, ma... però l'opportunità per Piombino di avere due tiri liberi, il possesso che potrebbe portare gli uomini di Coach Andreazzo nuovamente a stretto ridosso di San Giorgio, che fino a questo momento ha tirato con il 54,5% al campo, 5 su 7 da 2, 1 su 4 da 3, 2 su 2 dalla linea del tiro libero, leggermente inferiore, pari al 50% la percentuale di Piombino, 5 su 9 da 2, 0 su 1 da 3, 1 su 2 dalla linea del tiro libero. Procacci Lunetta, autore fino a questo momento di due punti, il numero 6 giallo-blu. Realizza il primo, meno 3 basket golf sul 15-12, 2 minuti e 20 secondi alla sirena del primo quarto. Fallisce il secondo tentativo Alessandro, rimessa nelle mani di Saverio Mazzantini, a difendere su di lui Matteo Fioravanti. La ricezione di Procacci, marcato da Rota, il cambio, lo scarico di Persico per Mazzantini, il tiro da tre punti di Saverio, solo rete per Saverio, pareggio a 15,
il Falanti Sportivo alla fine comunque ha fruttato 4 punti, ma è il pareggio per Piombino. Sì, ha fruttato il canestro da 3 di Mazzantini che ci ha fatto vedere che questa specialità è molto bravo. Nel frattempo è entrato Iardella per Pedroni e quindi diciamo quintetto di grande esperienza e anche di grande tecnica come questo canestro meraviglioso di Mazzantini sull'assist, mi sembra, di Persico, non sono sicuro. Comunque sorpasso giallo-blu sul 17-15. Dura pochissimo per il tiro da 3 punti frontale mandato a segno da Arrota per il nuovo vantaggio San Giorgio sul 18-17. 1 minuto e 20 allo scadere del primo quarto. Addirittura 3 cambi pronti per Coach Quilici. La partenza a sinistra di Procacci, il cambio difensivo. C'è Persico al centro della fronteggiata da Arrota. Palla in angolo per Mazzantini. Ancora bersaglio, il 3 punti di Saverio. Esulta anche Camillo Bianchi nell'angolo. 20-18, più 2 basket golfo. Bocconcelli a battere in palleggio Iardella con l'aiuto del tabellone. Difficilissimo il canestro frontale di tabellone Maurizio, ma ben eseguito per Bocconcelli. Pareggio a 20 e ultimi 40 secondi di gioco che gestisce Piombino con il capitano. L'arresto, lo scarico per Fratto. Persico a prendere posizione profonda contro Colombo. Il sottomano di Edoardo, 2 punti per lui, nuovo vantaggio basket golfo. Non può arrivare fino in fondo San Giorgio, c'è discrepanza tra il cronometro del match e quello dei 24. Il palleggio di Rota, arriva il blocco solido di Colombo. Cerca l'isolamento Rota. Sceglierà la parte sinistra. Trova lo scarico per Colombo, scadono i 24. Due decimi per Piombino per chiudere l'azione, per chiudere il quarto. Triplice cambio per Coach Quilici, girandola importante per salvaguardare i membri del quintetto da eventuali falli. Ad occuparsi della rimessa dal fondo Saverio Mazzantini. Già in doppia cifra Saverio, 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, partita speciale per Saverio. Rimane a 2 decimi il cronometro, non tenta nemmeno una soluzione basket golfo. Primo quarto che si chiude sul 22-20 per Piombino, grazie ai 2 punti di Persico, 3 di Procacci, 10 Mazzantini, 4 di Fratto, 3 di Pedroni per San Giorgio. 6 punti di Toso, 5 di Rota, 3 di Parlato, 6 di Bocconcelli. Mau, volevamo una partita spigolosa, ignorante, siamo serviti. Si dimostra San Giorgio una squadra ostica, frizzante, fresca, ma anche di carattere, che ovviamente prova a giocarsi la sua partita. Sì, San Giorgio era la squadra che aspettavamo, una squadra veloce, come hai detto te, frizzante, che apre molto il campo. E i suoi canestri sono venuti tutti da azioni transizione. Quando li abbiamo costretti a giocare la palla per 20 secondi o anche di più, non hanno trovato la via del canestro, anzi un paio di volte ci hanno regalato la palla, sono rimasti con la palla in mano. Un primo quarto, diciamo, due facce. I primi 5 minuti non avevamo preso bene le misure di questa squadra. I secondi 5 minuti, dopo il minuto chiesto dal nostro allenatore, le parti si sono invertite e siamo passati in vantaggio. Abbiamo girato più la palla, abbiamo trovato dei buoni tiri da lontano e da vicino, sia con i nostri lunghi che con le nostre guardie. Questo è il viatico che bisogna fare per aver ragione di questa squadra. Vedo che c'è un cambio, vedo Molteni al posto di Procacci in campo. Un fattore assoluto Saverio Mazzantini in questo primo quarto. Primo quarto da 10 punti, perfetto dal campo. 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, porta in dote anche 2 rimbalzi difensivi. Più 13 in valutazione per il numero 11. Che si appresta ad eseguire la rimessa laterale. In quintetto con lui, come diceva Maurizio, Molteni, Iardella, Fratto e Persico.
La rimessa di Mazzantini, la ricezione di Molteni. A ringhiare su di lui Edoardo Roveda. Lo scarico per Fratto, fronteggiato da Dianni. Palla in punta per Persico. Il taglio di Fratto, l'ultimo tocco è di Francesco. E secondo me interpretazione correttissima della direzione di Agara. Sì, l'impressione è stata che la difesa abbia toccato appena il pallone che ha sfiorato le mani di Francesco Fratto e è andata fuori. Anche noi abbiamo avuto questa impressione. Primo attacco del quarto per San Giorgio. Tiro fallito, rimbalzo prepotente di Persico. Ha cambiato qualcosa anche Coach Quilici. Cozzo di Colombo, Fioravanti, Roveda e Dianni, il quintetto proposto. La ricezione di Persico, si muove contro Colombo. Arriva il fischio, infrazione di passi. Edoardo là sotto ha sempre trattamenti di gran cortesia da parte degli avversari. Corretti, ma sicuramente fanno innervosire il nostro lungo. Per forza, perché un lungo come Edoardo, che è 2,8 metri, con le mani non si educate, con movimenti da pivot di categoria superiore, se non lo attacchi fisicamente è difficile averne ragione. Però devo dire che in questo caso la difesa ha difeso abbastanza bene, perché proprio si è piazzata fisicamente lì e l'ha costretto all'infrazione di passi. Il pareggio siglato da Fioravanti con un bel canestro in allontanamento. Recupera palla adesso il numero 22. Lo scarico per la transizione. Palla sotto per Colombo, che fallisce. Una comoda conclusione da sotto. Ben giocata però la transizione di San Giorgio. Fortunata Piombino che non ha pagato Dazio. La difesa forte su Fratto. Lo scarico per Iardella. Prova ad entrare in partita il capitano, il tiro da tre punti si ferma sul primo ferro. Ultimo tocco di Mazzantini a rimbalzo. La palla gestita da Roveda, classe 98 anche il numero 7. Fronteggiato da Tommaso Molteni, classe 99. La trattenuta di Mazzantini sul taglio lungo linea di fondo. Gioco forza con l'assenza di Camillo. Minuti importanti deve dare anche Yuri Bazzano nelle rotazioni delle guardie. Ma sì, le rotazioni scalano di una posizione, quindi ora sarebbe stato probabilmente il momento di Bianchi e invece quello di Bazzano. Ma Yuri è ragazzo e ha fatto vedere quest'anno di essere molto affidabile, quindi anche sta partita spero ce lo faccia vedere. Lo scarico di Cozzoli per il tiro dall'angolo di Colombo. Protesta con la direzione di gara per un possibile tocco. Il palleggio di Molteni. Lo scarico per Fratto, può attaccare la difesa di San Giorgio, va fino in fondo Fratto, l'appoggio mancino di Francesco. Persico a centro area, ha creato un bello spazio per Fratto che l'ho attaccato a velocità massima per appoggiare al vetro dei punti del vantaggio giallo-blu. Sì, è vero, è chiaro che averci Persico lì nel mezzo richiama l'attenzione di parecchi difensori. E quindi si aprono gli spazi per gli altri. Anche ora volevo far notare che appena abbiamo fatto girare la palla oltre 20 secondi la Sangio non ha trovato sbocchi, mentre in transizione è sempre pericolosissima. Bel rimbalzo di Molteni sull'errore di Matteo Fioravanti, che commette fallo di frustrazione. Colombo richiamato in panchina, torna in campo il capitano di San Giorgio Francesco Toso. Rimessa laterale alle mani di Bazzano. Lo scarico di Bazzano per Molteni. Tenta la rubata Roveda. Supera la metà campo Molteni. Il palleggio del numero 9. Esce dai blocchi Iardella. Prende posizione profonda Persico. Si svita contro Toso. Lo fa saltare. Si appoggia al tabellone. Due punti ancora per Edoardo. Quattro punti per lui. Quando si avvicina così a canestro è immarcabile Maurizio, è un'arma da sfruttare al massimo delle potenzialità per Piombino. Prova a replicare San Giorgio, arriva il fallo di Persico, canestro buono per San Giorgio e potenziale gioco da tre punti. Ora scuoti la testa Mau, perché non ti è piaciuto l'atteggiamento difensivo di Piombino o il fallo di Edoardo? Non mi è piaciuto né l'uno né l'altro, c'è stato Iardella e purtroppo è scivolato e quindi siamo rimasti indietro di un cambio,
però è anche vero che lui è entrato a quel punto lì, Persio non doveva dargli addosso col corpo, doveva decidere o fargli un fallo vero o per non farlo tirare, oppure piazzarsi lì nel mezzo per cercare di occupare più spazio possibile. Ha scelto una via di mezzo che non è servita a niente, anzi è servita purtroppo a un gioco da tre punti che Fioravanti concretizza con il libero del meno uno. 2-6-2-5 sul tabellone del Palatenda, 6 minuti e 37 secondi dall'intervallo lungo. Lo scarico di Iardella per Persico, il palleggio del capitano, cerca il lob per Persico che si muove ancora contro Toso, non arriva a fischio, ma lotta a rimbalzo Mazzantini, offre a Bazzano il tiro da tre punti. Come dicevamo, per il tiro da lontano, arma la mano di Yuri Bazzano. Sì, quest'anno Yuri ci ha fatto vedere da lontano che da lontano può essere micidiale. Buona difesa, la transizione, Molteni rinuncia al tiro, prova ad attaccare Toso, lo scarico per Mazzantini, palla in punta per Persico, capitano Iardella a gestire il pallone, lo scarico di Bazzano ancora per Iardella, 6 secondi alla scadenazione di attacco, il tiro da 3 punti del capitano, prova a lottare a rimbalzo la coppia Molteni-Bazzano, la rubata di Iardella su Fioravanti, se non riesce ad incidere in attacco prova a farlo in difesa il capitano, che dà sempre spunti importanti sui quali riflettere. Non sta trovando la via del canestro Alessio con la classica continuità, non deve rinunciare però alle sue caratteristiche. No, poi la palla rubata sul cambio di mano è un marchio di fabbrica di Alessio, ce l'ha fatto vedere più di una volta. Ora rientra Procacci per Molteni, che ha tenuto bene questi minuti e è stato in campo secondo me. La ricezione di Procacci, prova a sfruttare il blocco di Persico, lo scarico per Bazzano, palla per Persico, il tiro frontale aperto, Edoardo lo manda a bersaglio con la consueta classe, massimo vantaggio giallo-blu, 3-1-2-5, ma come diciamo spesso sarebbe il momento di dare uno strappetto a San Giorgio. Sì, la nostra squadra non è squadra da strappi importanti, purtroppo, non è mai riuscita a uccidere la gara. Speriamo che oggi, vista l'importanza appunto di questo confronto, ci faccia sbugiardi su questa cosa. Lo scarico di Iardella, la bomba di Procacci. Meglio di così non ci potevano accontentare, ma... Sì, direi proprio di sì, perché... abbiamo attaccato con grande sicurezza, con tiri da vicino e tiri da lontano, e il pubblico si fa sentire particolarmente rumoroso e particolarmente anche numeroso oggi. E noi lasciamo al Palatenda il compito di riempire questo minuto di sospensione. Mau, per aprire il quarto non è male come parziale, attacco convincente, difesa forte, sono le armi che Basket Golfo deve mettere in campo per confermare la seconda posizione in classifica. In uscita dal time out un'altra buona difesa non sarebbe male. Iardella, Procacci, Bazzano, Persico e Mazzantini, minuti importanti di riposo anche per Fratto in questo parziale favorevole a Piombino. Non è male poter avere Francesco lucido negli ultimi minuti di gioco. Palla rubata, Procacci, lo scarico per Iardella, palla in angolo per Bazzano, la stoppata di Toso, ma è sveglio Yuri e raccoglie il proprio rimbalzo. Opportunità ancora per Piombino, lo scarico di Procacci per Persico, il fallo di Toso, viaggio in lunetta per Edoardo. 3-4-2-5, parziale di 12-5 nel quarto, non è male. 5 minuti e 39 secondi trascorsi e 5 soli punti realizzati da San Giorgio. Questa è un'arma micidiale nelle mani di Piombino. Sì, sicuramente Riccardo, c'è da dire questo. San Giorgio, come abbiamo detto, si affida molto alla transizione.
e quando tu in transizione cominci a calare le percentuali, dai molte possibilità d'attacco alla squadra avversaria. Piombino questa, le ha quasi tutte sfruttate. Siamo andati a cercare i nostri lunghi sotto canestro, abbiamo fatto canestro, ho preso tiri liberi come in questo caso con Edoardo. Si muove spalla a canestro Parlato, lo scarico per Toso, è costretto ad alzare la parabola per l'approssimarsi di Persico. Più 11 basket golfo, 3-6-2-5, doppio cambio in vista per coach Quilici. Lo scarico di Ardella per Bazzano, sia per ricevere Persico. Palla alle mani ancora di Capitano Iardella, il solito blocco di Edoardo, lo scarico di Iardella per Procacci. Prende il tiro da tre punti Alessandro, lo manda a bersaglio per il più 14. Volevamo uno strappetto, lo abbiamo ottenuto con gli interessi. Ma sì, io sono contento di non essere stato un buon profeta, anzi mi fa veramente piacere che questi ragazzi mi abbiano risposto sul campo a quelli che erano i miei dubbi. Vedo però la San Giorgese che con Rota in campo, senza Rota, è cambiata molto. Infatti l'allenatore lo sta rimettendo in campo. Per quanto Roveda sia un altro giocatore che ha fatto molto bene quest'anno, con Rota in campo mi sembra che la San Gio sia diversa come squadra. Hanno fatto il quarto fallo, quindi negli ultimi tre minuti andiamo in lunetta ad ogni fischio. Rimessa al fondo nelle mani di Mazzantini con 15 secondi per chiudere l'azione di attacco. Si prepara al cambio anche Pedroni, lo scarico per Iardella. Palla nelle mani di Procacci, 6 secondi alla fine dell'azione di attacco. Si svita Edoardo, palla fuori per Procacci, palleggia resta il tiro del numero 6. È caldissimo stasera Alessandro, 11 punti per lui, più 16 Mau quando siamo entrati negli ultimi 18 secondi del secondo quarto. Palla nelle mani ancora di Parlato, lo scarico per Toso, trova ancora sulla sua strada Persico. L'hai chiamato Mau, adesso fa fallo, avevi già visto. Sì, avevo già visto o il fallo di Persi o la cercata di Iardella. Secondo me c'era molto cuoio sotto le mani di Iardella, però è un intervento rischiosissimo e l'arbitro, che è più vicino di noi, come diciamo sempre, l'ha interpretato come fallo. C'è un cambio ora, Fratto per Iardella. Infatti è uscito Bazzano per Pedroni, come giustamente mi suggerisce Riccardo. Tecnico anche all'allenatore avversario, quindi un altro tiro libero e poi però la palla sarà sua perché non era in possesso nostro, ok? Secondo me Quilici stava protestando per il fatto che gli ufficiali di campo hanno autorizzato il secondo cambio quando già era avvenuto il primo. Il rigorista designato non fallisce. Libera bersaglio per Saverio a fissare il più 17 sul 42-25. Si riprende dall'interruzione precedente, palla nelle mani di Bocconcelli che effettuerà la rimessa laterale. Palla nelle mani di Rota, a fronteggiarlo Procacci, il blocco di Toso, lo scarico per Parlato, a fronteggiare Fratto, costretto a raccogliere il palleggio Toso, il tiro allo scadere di Rota. Scadono i 24 secondi. Non è semplicissimo attaccare Piombino Mau in questi frangenti. No, non è semplice perché quando siamo così, diciamo, nelle giuste posizioni è difficile. Ribadisco ancora il concetto che la San Giorgese, se deve fare un'azione un po' più articolata, va in difficoltà. È la quarta o la quinta volta che succede ormai, mentre in transizione è micidiale. Lo scarico di Fratto per Procacci, va a prendere posizione profonda Francesco. La partenza in palleggio di Pedroni, lo scarico per Persico, ancora il tiro frontale di Edoardo, doppia cifra anche per lui, 4-4-2-5, parziale da 22-5 nel quarto Mau quando mancano 1 minuto e 50 secondi allo scadere. Lo scarico di Diani per Toso, il consegnato per Bocconcelli, torna a difendere forte su di lui Pedroni, in allontanamento il tiro del numero 4, è sfortunato ma una presenza fondamentale nelle due metà campo Fratto che raccoglie il rimbalzo difensivo. 90 secondi allo scadere di un secondo quarto
totalmente targato Basket Golfo, il palleggio di Procacci. Infrazione di passi del numero 6. Contatto con Rota, niente di grave per i due giocatori. Infrazione di passi e palla persa a Piombino. Rimessa nelle mani di Bocconcelli. Lo scarico per Rota che si occupa della gestione dell'attacco per San Giorgio. A fronteggiarlo Procacci, taglia Bocconcelli seguito da Pedroni. Lo scarico per Parlato, non riesce a contenere la partenza in palleggio di Bocconcelli. Pedroni che spende il primo fallo del proprio match, quarto di squadra per Piombino, 1 minuto e 11 allo scadere del secondo quarto. Saldamente in mano a Piombino il match, 4-4 dei 5 ad 1 minuto e 11 secondi dalla fine del secondo quarto. 14 secondi a disposizione per Sangio per chiudere l'azione di attacco. La ricezione di Rota sul cubo dei cambi Riva per proteggere probabilmente dai falli o persi con Fratto. Bocconcelli ad attaccare ancora Pedroni, alza la parabola il numero 4 e deposita a canestro i due punti del meno 17, 8 punti per lui. Non si intendono Procacci e Mazzantini, palla persa Piombino. Cambio per Quilici, fuori Toso, dentro Colombo. Cambio Piombino, fuori Persico, dentro Riva. 50 secondi e due decimi alla sirena del secondo quarto. Attacco gestito da Rota. La ricezione di Colombo. Trova lo scarico ancora per Rota. Gli concede la partenza a sinistra Procacci. C'è il fallo della difesa gialloblu. Quando parte Mau Rota è micidiale, c'è una velocità di piedi devastante. Sì, Rota è un ragazzo di sicuro avvenire per quello che ha fatto vedere questo campionato. È un classe 99, lo voglio ripetere, che sta facendo un campionato bellissimo. Ci si prende la responsabilità sulle spalle di tutta la squadra e la fa giocare. Anche questa è un'ottima azione su un pick and roll ben gestito da, come se fosse un veterano, e hanno fatto fallo sul palleggio. Diciamo che è andata meglio così, perché era un canestro altrimenti. Probabilmente perde sangue Rota, costretto ad uscire nel contatto precedente forse con la testa di Procacci. E cambio, entra Roveda in luogo di Rota, due tiri liberi per lui. Manda Berselli il primo per il meno 16, 4-4-2-8, 29 secondi e 5 decimi all'intervallo lungo. 2 su 2 per il numero 7. Time out in campo a 29 secondi e 5 decimi. Ha recuperato parzialmente, un parziale aperto di 4-0 per San Giorgio. E salgono i decibel al palatenda di Piombino. Percentuali altissime, Piombino tira con il 65%, è fermo al 44% San Giorgio, 12 su 18 da 2, 5 su 8 da 3, 5 su 7 nel tiro libero per gli uomini di Coach Andreazza, 9 su 20 da 2, 2 su 5 da 3, 5 su 5 linea del tiro libero per gli uomini di Coach 15. Forse, chissà, succederà, canta con noi, ce ne andiamo in Serie A. È l'ultimo Mau di stagione regolare, ci possiamo permettere. La rimessa al fondo di Pedroni, lo scarico per Procacci. Procacci, Ardella, Pedroni, Mazzantini e Fratto in quintetto. Ha scelto di giocare con tre guardie questo ultimo possesso, qua c'è Andreazza. Prende posizione Fratto,
raccoglie il palleggio Iardella, 8 secondi allo scadere dell'azione di attacco. Palleggio resta il tiro di Procacci, è corto il suo tiro. L'ultimo tocco di Fratto. Cambio, Bazzano. Bazzano per Procacci. Cozzoli per Diani. Partita a scacchi tra i due coach, ma è un piacere vedere anche queste soluzioni. Sì, la nostra soluzione è quasi forzata. Procacci è l'unico con due falli, l'ha tolto per questi pochi secondi per preservarlo da un terzo fallo che sarebbe stato... avrebbe condizionato il resto della partita. Sangio non è riuscito a far canestro, anche questa difesa non è stata male. Si chiude il secondo quarto con basket golf avanti 44-29, parziale importante 22-9 nel secondo quarto. Riprenderemo la linea dalle tribune del Palatenda all'inizio del terzo quarto di questo interessantissimo match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie B, girone A. A risentirci a breve dalle tribune del Palatenda.
Riprendiamo la linea dal Palatenda di Piombino. Sta per concludersi l'intervallo lungo del match tra Basket Golfo Piombino e LTC San Giorgio Sull'Egnano. Primi dei quarti che si sono chiusi con Basket Golfo avanti di 15 sul 44-29 dopo un primo parziale in equilibrio sul 22-20 per gli uomini di Calcio Andreazza. Decisivo allungo nel secondo con il parziale di 22-9. 6 punti per Fratto, 3 per Bazzano, 3 per Pedroni, 11 per Mazzantini, 10 per Persico, 11 per Procacci a completare il fatturato gialloblu. Per San Giorgio 2 di Roveda, 3 di Parlato, 8 di Bocconcelli, 6 di Toso, 5 di Fioravanti, 5 di Rota. 65,4% dal campo per Piombino, 42,3% per La Sangio. 12 su 18 da 2, 5 su 8 da 3, 5 su 7 linee del tiro libero le percentuali di gialloblu. 9 su 20 da 2, 2 su 6 da 3, 5 su 5 dalla linea del tiro libero per gli ospiti in completo blu. Dominio a rimbalzo per Piombino, 17-9 i palloni catturati sotto le planche degli uomini di Calcio Andreazza. 49-24 in valutazione per Piombino. Le cifre a volte dipingono bene gli andamenti dei match, Maurizio. Sì, le cifre che hai appena elencato fanno una bella foto della partita. Ci sono stati momenti, al di là dei primi 5 minuti, dove la Sangiorgese non ci ha fatto prendere le misure e ci è andata avanti, poi dopo dal minuto di Andreazza nel primo tempino in poi la partita è cambiata in maniera proprio opposta e i nostri ragazzi hanno fatto vedere di che panni vestono. Primo possesso del terzo quarto nelle mani di Rota, lo scarico per Bocconcelli. Palle male ancora di Rota. Mao ad aprire il quarto, difesa a zona di Piombino, battuta dal jump di Bocconcelli. Sì, battuta da Rota più che da Bocconcelli, che se l'è portata dietro per un pezzo e ha liberato Bocconcelli al tiro. Scarico di Pedroni per Mazzantini, palla per Riva che è tornato in quintetto insieme a Procacci, Fratto, Mazzantini e Pedroni. Lo scarico di Procacci per Mazzantini, rischia di perdere la maniglia, lo tiro allo scadere dei 24 del numero 11. Rimbalzo difensivo San Giorgio. Attacca forte Di Anni, arriva il fallo di Mazzantini. Secondo per lui. L'atteggiamento di San Giorgio è diverso da quelli di Piombino, più aggressivi in apertura di terzo quarto, ma sì, più aggressivi e noi siamo entrati un pochino troppo blandi e loro hanno ripreso a lavorare sulla transizione come in questo caso. Errore al primo tentativo per Di Anni, ancora fermo a 0 punti, non ha preso tiri dal campo il numero 22. Fallisce anche la prima opportunità al cronometro fermo. Manda a bersaglio la seconda per il meno 12 San Giorgio. Il palleggio di Pedroni fronteggiato da Bocconcelli. Esce dai blocchi Procacci, riceve Fratto, l'end off ancora per Procacci. Il blocco del numero 10 a favorire il tiro a 3 punti del play gialloblu. Errore per lui, la transizione ancora di San Giorgio spinta da Bocconcelli. Trova in angolo Parlato, rinuncia al tiro da 3 punti il numero 57. In avvicinamento mette due punti importanti per il meno 10. 5-0 di parziale San Giorgio per aprire il quarto. Deve trovare la via del canestro velocemente Piombino per riprendere in mano l'inerzia del match. Arriva il fallo a punire la difesa di Parlato. Deve dare una scossa Piombino a questo atteggiamento di partenza dopo i primo minuto e 29 secondi del terzo quarto, Mau, per riprendere completamente il controllo del match. Sicuramente deve darsi una mossa, soprattutto in difesa deve essere più ruvida e un po' più a maglie chiuse, perché abbiamo concesso troppi canestri facili e abbiamo concesso la transizione. Bisogna fare una difesa più lunga sul campo. Allo scadere il tiro all'allontanamento di Fratto, ancora un'azione senza successo per Piombino. Chiede il tocco sul tiro Fratto, non si lasciano convincere il direttore di gara. San Giorgio ha nelle mani il pallone per ridurre ad una sola cifra lo svantaggio.
La rimessa al fondo San Giorgio. Attacco gestito da Rota, il palleggio del numero 9. Lo scarico per Bocconcelli. Palla fuori ancora per Rota. Esce forte su di lui Mazzantini. Scivola Bocconcelli, trova lo scarico per Dianni, che prende il tiro da tre punti. È reattivo Bocconcelli, ma non concretizza la recuperata. Palla laterale per Basket Golfo. 2 minuti e 10 secondi trascorsi senza che Piombino abbia trovato la via del canestro. Prova a farlo con il pallone gestito da Procacci, a fronteggiare il numero 6 Rota. Il palleggio del play gialloblu, lo scarico per Pedroni. Si muove in poste basso Fratto. Arriva la rubata di Dianni, non si concretizza, ma ancora un'importante azione difensiva di San Giorgio. Piombino continua a muovere poco la palla, ricerca soluzioni individuali che non producono effetto. Questa rimessa sarà importante per trovare un tiro veloce. La difesa di Parlato su Fratto. Scarico per Mazzantini, a 2 secondi dalla fine dei 24. Gran canestro di Mazzantini, importante dal punto di vista del punteggio, ma importantissimo dal punto di vista psicologico per ridare fiducia all'attacco gialloblu. Sì, bel canestro di Mazzantini, proprio un canestro un po' di talento, proprio quello che ci voleva, però anche questa non è stata una buona azione, è stato un gioco venuto da una palla sporcata e da una rimessa. Speriamo di fare un buon attacco. Lo scarico di Pedroni per Fratto, l'appoggio mancino fallito da Francesco, il rimbalzo di Toso. Palla per Dianni che si muove spalla canestro contro Mazzantini, trova lo scarico per Parlato. Scarico in angolo, deve tirare in emergenza Parlato, il rimbalzo difensivo di Fratto. Quinto rimbalzo per il numero 10, come giustamente Maurizio dice abbiamo difeso e questo ha prodotto il rimbalzo di Fratto. La successiva partenza in palleggio a sinistra di Procacci induce al fallo la difesa di San Giorgio, secondo fallo di squadra per gli uomini di Quilici. Primo fallo di Rota, mi suggerisce il buon Mau. E rimessa laterale Piombino con 14 secondi a disposizione. Lo scarico di Riva per Procacci. Parte a sinistra Mazzantini. Prende il tiro da tre punti Riva. Errore per lui. Rimbalzo lungo di Dianni. Direttamente il numero 22 ad attaccare il pitturato gialloblu. Non una scelta particolarmente oculata per il numero 22, che poi commette anche fallo di frustrazione Mau. Da una buona azione difensiva, un buon rimbalzo, poteva scaturire un aumento del fatturato di San Giorgio, invece il frutto migliore per noi, terzo fallo di squadra per San Giorgio. Sì, cercano la transizione in maniera, forse sarà ripetitivo, ma cercano la transizione a ogni costo, come è successo ora, anche rischiando qualcosa. E se noi riusciamo a fare una difesa primaria, la transizione riusciamo a non farla effettuare. Canestro meraviglioso di Fratto da tre punti che ci ridà un po' di fiducia. Bella palla persa di Rota, bella per noi naturalmente. Mi scuserà Rota per questa affermazione, bella palla persa per noi, non certamente per lui che sta giocando anche molto bene come del resto tutto il campionato. Parziale di 5-0 firmato da Fratto a riportare Piombino sul più 17. Parlato riceve la stoppata di Fratto, il tocco da dietro di Fratto che sicuramente non ha paura del contatto fisico con il numero 57. Secondo fallo di Fratto, secondo di squadra per Piombino. Rimessa al fondo San Giorgio, fiammata importante per Basket Golfo che ha riportato in un margine in misura di sicurezza, ma per impedire il rientro di San Giorgio. Sì, un margine importante, 17 punti sono un margine importante anche come sappiamo nel basket. In un amen si perdono vantaggi importanti. Ecco, bisogna cercare di evitare questi falli. Quello di Fratto prima, che aveva difeso molto bene sul Parlato, poi si è fatto un golosire dalla palla. Procacci è voluto passare per forza dal blocco e ci ha fatto il terzo fallo. Cioè, sono falli questi che non bisogna regalare all'avversario, perché sono falli inutili in questo momento.
in ottica playoff, aumentando l'intensità dei match e diminuendo le rotazioni per l'infortunio di Camillo. È giusto e doveroso salvaguardare l'impatto di ogni giocatore. Il solito blocco di Toso a colpire Pedroni, che si rialza prontamente. Lo scarico di Ardella per Riva, parte a destra il capitano, il tiro da tre punti di Edoardo, si lotta il Mamba, anche lontano dal pitturato, a catturare il cuoio. Lo scarico per Mazzantini, dall'angolo i tre punti di Saverio, si lotta il rimbalzo, buona presenza di Riva, Rota guida la transizione, lo scarico per Bocconcelli, gran canestro di Bocconcelli, ma la preghiera del numero 4, parabola altissima che viene accolta morbidamente la retina del canestro piombinese. Sì, un canestro meraviglioso, non so quanta componente di fortuna c'è in un canestro così, però io avevo visto anche un bel fallo della nostra difesa che l'arbitro non ha visto, quindi diciamo che alla fin fine ci è andata bene, perché sarebbe stato un gioco potenziale da tre punti. Il parziale di 7 pari nel quarto, 5-1-3-6 per Basket Golfo. Coach Andreazza decide che è il momento di ripuntare su Persico. Riva in panchina, Iardella, Pedroni, Fratto, Persico e Mazzantini il quintetto, subito cercato nel pitturato Edoardo, fallisce la conclusione da sotto, contrastato da Toso, quarto fallo anche per Basket Golfo, il tentativo di rubata da dietro di Alessio Iardella punito dal fischio della coppia arbitrale. Bocconcelli in panchina per Coach Quilici. Mau, sempre di più in questo sport, se fai bene vieni richiamato in panchina, sarà una costante, ma appena fanno canestro li richiamano accanto a sé i coach, Maurizio. No, sono coincidenze, io penso che i coach e chi fa canestro li vorrebbe avere sempre in campo, sono coincidenze. Anche ora abbiamo fatto un fallo su una palla mezza recuperata che però l'arbitro fino ad ora l'hanno fischiata, e quindi bisogna smettere, bisogna cercare altre soluzioni. Parte Francesco, lo scarico per Persico nell'angolo, l'errore per lui, secondo errore consecutivo per Persico. 3 minuti e 30 secondi allo scadere di un terzo quarto varo di realizzazioni. Lo scarico di Toso, palla in mano di Parlato, Rota a giocare il mismatch contro Fratto, arriva l'aiuto di Pedroni, prova la rubata di Ardella, la concretizza Fratto, palla nelle mani del capitano e attacco giallo-blu a 3 minuti e 10 secondi allo scadere del terzo quarto. Palleggia restettino di Ardella, palla schiacciata a terra per Persico, perde la maniglia Edoardo, era un buon gioco a due tra i due livornesi che si danno il 5. Divario che rimane fissato a 15, 5-1-3-6, 3 minuti e 3 secondi allo scadere del terzo quarto, lungo colloquio tra Coach Quilici e Toso. E attacco gestito dal San Giorgio, la partenza forte di Roveda, lo scarico per Colombo, passi in partenza per Parlato, non è molto convinto del fischio arbitrale il numero 57. Rimessa laterale della quale si occuperà Mazzantini. Palla in mano a Iardella, fronteggiato da Roveda. Prolungato palleggio di Iardella, lo scarico per Pedroni. Il lob a cercare Fratto, arriva la recuperata di Parlato. La partenza ancora di Roveda, lo scarico. Il tiro da tre punti fallito. Rimessa laterale Piombino, errore per Roveda dall'angolo da tre punti, torna in campo Molteni a sostituire Pedroni ad occuparsi la regia, il palleggio del numero 9 fronteggiato dal numero 12 Cozzoli, palla in mano di Mazzantini, lo scarico per Persico, il palleggio di Iardella, finta il tiro da tre punti, trova lo scarico per Persico, ancora un gioco a due che non si concretizza, ma
È buona la scelta Mau di attaccare il pitturato e poi di scaricare su Edoardo sull'aiuto avversario. Sì, è buono, decisamente buono, ma non va cercato in maniera così continuata, anche perché loro così si adeguano anche. Poi ci sta anche un po' di fortuna, un po' di sfortuna quando una palla magari ti sfugge dalle mani, e è già successo un paio di volte purtroppo. Mi sembra sia il terzo fallo di Alessio e questa non è una buona notizia. Sempre nel terzo tempino non è una buona notizia. E due liberi per Cozzoli per il bonus raggiunto da Piombino. Primo punto per il numero 12, classe 90, che fallisce il secondo tentativo, ma raccoglie il rimbalzo lungo. Nuova opportunità a San Giorgio, la prende Cozzoli con il tiro da tre punti. Sulla conclusione del numero 12 arriva il fallo di Molteni. Tre tiri per Cozzoli. Time out richiesto da Conci Andreazza, che vuole vivere con più serenità questi ultimi minuti del secondo quarto. 1 minuto e 55 secondi alla fine di un terzo quarto. Ripetiamo a vario di conclusioni, 8-7 il parziale per San Giorgio. Dopo il 5-0 di parziale iniziale San Giorgio, ha risposto Piombino con il controparziale di 7. Due punti Mazzantini e 5 punti in un amen di Francesco Fratto. Divario comunque in questo momento di sicurezza per Piombino, anche se, come diceva Maurizio, con il tiro da tre punti e con i quarti che ci siamo ormai abituati a vedere, non è un margine assolutamente rassicurante. No, anche perché abbiamo concesso dei canestri troppo facili e abbiamo fatto dei falli che non è inutili in certi frangenti solo per aver cercato la palla. E quindi abbiamo raggiunto il bonus, loro ne hanno approfittato come in questa occasione e ci hanno mangiato quei 6 o 7 punti che facevano sì di avere un margine veramente importante. Ora tre tiri liberi, ora io di qui non ho visto bene se era fallo o meno perché c'era un po' di traffico, però l'arbitro era lì vicino, se l'ha fischiato sicuramente ci sarà stato. Primo avversario per Cozzoli, che inizia bene la serie, la interrompe subito con l'errore al secondo tentativo. Due su tre per lui, meno 12 San Giorgio. Lo scarico di Mazzantini per Molteni, fronteggiato dallo stesso Cozzoli, il numero 9, la virata. Prova ad uscire dai blocchi Erdella, sceglie l'altra soluzione, cioè Fratto Molteni. Il palleggio ancora del numero 9 che trova nel pitturato Fratto, si muove controparlato, li piazza in faccia il semigancio mancino del più 14, 90 secondi allo scadere del terzo quarto. 13 punti per Fratto, Roveda a trovare nel pitturato Colombo, il reverse fallito dal numero 15. Palleggio di Iardella, lo scarico per Molteni. Prova a prendere posizione ancora Fratto, palla in punta per Persico. La partenza a sinistra di Iardella, che questa volta si mette in proprio, va fino in fondo, appoggia con il mancino al vetro i primi due punti del proprio match, raccoglie il fallo di Roveda e si accomoda in lunetta per il potenziale gioco da tre punti. Più 16 intanto Piombino, 1 minuto e 7 secondi lo scade del terzo quarto. Si realizza Alessio Iardella, entra in campo Yuri Bazzano. Realizza il libero aggiuntivo capitano Iardella, si accomoda in panchina ricevendo il 5 del proprio coach. 67 secondi allo scadere del terzo quarto, lo scarico di Colombo per Roveda, va a prendere posizione parlato, prova a restituire a Fratto il quanto ricevuto all'altra parte del campo. È andata bene Mau. Io aspettavo il fischio per il fallo di Molteni. Anche secondo me Molteni era in ritardo e è andata addosso a Roveda. L'arbitro era molto vicino, ha deciso per la palla persa da parte di Sangio, però insomma il fallo mi sembrava abbastanza netto. Accede attacco basket golfo, raccoglie il palleggio Mazzantini, trova Fratto, in allontanamento il tiro del numero 10. Il rimbalzo di Parlato che spinge direttamente la transizione, prova a sfidare Persico.
trova chiuso Parlato, stoppata ricevuta, gradisce il pubblico. Roveda ad alzare il lob per Colombo, prova ancora la stoppata Edoardo, ha più fortuna, più bravura forse Colombo. Due punti e potenziale gioco da tre punti ancora per San Giorgio. È la seconda occasione in cui Edoardo commette fallo sul canestro avversario, ma due falli, potenzialmente sei punti per gli avversari. Quello che abbiamo detto prima lo diciamo anche ora, o fai un fallo deciso oppure lasci tirare alzando le braccia, è già un uomo di 2-8 come lui con le braccia alzate, è già una buona difesa, già di per conto suo, ecco. Non completa il gioco da tre punti Colombo, è tornato in campo per l'azione di attacco Iardella, tornato in panchina Bazzano, 7 secondi, c'è l'isolamento di Iardella, arriva il blocco di Persico, perde la maniglia Alessio, 2 secondi e 2 decimi per San Giorgio, cambia ancora per Coach Andreazza, per l'azione difensiva toglie dal campo Iardella gravato di 3 falli, ritorna in campo Bazzano ancora indenne da penalità, 2 secondi e 2 per San Giorgio, la palla per Roveda, la preghiera del numero 7 a chiudere il terzo quarto che si chiude sul parziale di 12 pari, mantiene il vantaggio di 15 punti Basket e Golfo e possono partire le note di Lorenzo, ormai un classico nell'intervallo tra terzo e quarto quarto. Maurizio si è collegato con il netcasting della Lega, i parziali dagli altri campi vedono Omegna avanti di 8 punti a Domodossola, San Miniato sotto di 2 punti in casa con Oleggio e Fiorentina Basket sopra 14 in casa con Empoli, prossima nostra avversaria. Poi abbiamo Alba sotto 5 punti a Cecina, Borgo Sesia è sopra 14 punti con Varese e qui non faccio nessun commento, e Pavia sta battendo Montecatini di 24 punti addirittura al 32esimo, quindi più o meno i risultati che ci aspettavamo, se non quello di San Miniato che se la sta giocando punto punto in casa con Oleggio. Ultimi 10 minuti di gioco qui al Palatenda. Per la regola del possesso alternato, primo possesso dell'ultimo quarto per Basket e Golfo. Mazzantini, Procacci, Molteni, Fratto e Persico, il quintetto scelto da Coach Andreazza. Bocconcelli, Cozzoli, Roveda, Colombo e Dianni per Coach Quilici. La rimessa di Mazzantini, la ricezione di Molteni, fronteggiato da Cozzoli. Il palleggio del numero 9, lo scarico per Procacci. Prova a prendere posizione Persico, a fronteggiarlo fisicamente Colombo, tecnicamente dura, ma fallisce la conclusione Edoardo e commette fallo Molteni nella transizione di San Giorgio. Primo fallo del quarto per Basket e Golfo. Secondo per Molteni, trascorsi i primi 19 secondi dell'ultimo quarto. La ricezione di Roveda, lo scarico per Cozzoli, fronteggiato da Mazzantini, prova a sfruttare il blocco di Dianni, chiude su di lui Fratto, buon gioco a due con Cozzoli che alza la parabola, fallisce il tiro da sotto Colombo. Di esperienza aveva spinto leggermente Persico
per catturare il rimbalzo offensivo il numero 15 avversario, che però è l'unico che fisicamente riesce a contenere Edoardo Mau. Sì, è l'unico che fisicamente riesce a contenerlo, però ho visto in attacco quando ha tirato, una mano ha tirato e con quell'altra ha spostato il braccio di Edoardo, che purtroppo perde anche questa palla qui, non riesce oggi a ricevere una palla messo bene con le gambe purtroppo, e è già la terza o la quarta e gli sfugge di mano. Comunque errore da una parte e dall'altra, rimane il più 15 Basket Golfo, che a 9 minuti e 6 secondi dalla fine del match garantirebbe a Piombino la conquista matematica del secondo posto in classifica prima dell'ultima giornata, che veda gli uomini di Calcio Andreazza impegnati nel match in trasferta contro Empoli. Ci ripetiamo, terzo fallo di Edoardo, terza opportunità di gioco da 3 punti per San Giorgio, Mau. Sì, non so più cosa dire, ormai è la terza volta che succede, forse è la terza volta che succede in tutto il campionato, perché non ho mai visto Persico non riuscire a essere incisivo in difesa come oggi. Completa il gioco da 3 punti Cozzoli per il meno 12 San Giorgio. Parziali 3-0, un'apertura di quarto per gli uomini di Quilici, la ricezione in punta di Persico, Mazzantini a trovare Fratto che si muove contro Dianni, arriva il raddoppio, lo scarico per Molteni, il consegnato di Persico ancora per Molteni, deve tirare Basket Golfo, l'ultimo tocco di Molteni, subito cambio per Calcio Andreazza, probabilmente Molteni in panchina per ridare spazio ad Edoardo Pedroni. Rimessa al fondo San Giorgio, gestisce l'attacco Roveda, in marcatura su di lui Pedroni, Procaccia a fronteggiare Bocconcelli, Fratto su Dianni, Colombo marcato da Persico e Mazzantini ad occuparsi di Cozzoli. C'è il fallo in attacco di Colombo, blocco irregolare del numero 15, palla persa San Giorgio. Importante opportunità sprecata da San Giorgio per riportarsi in linea di galleggiamento, Mau. Sì, importante, buona la difesa di Edoardo, l'ho visto parecchio ruvido su giocatori di San Gio, come questa entrata di Mazzantini, che veramente quando decide di entrare ha i primi due passi al fulmicotone. Cambi in vista per Coach Quilici, si accomoda in panchina Colombo, si accomoda in panchina Bocconcelli. Torna in campo Capitantoso e torna in campo anche Matteo Fioravanti. Il palleggio di Procacci, prova a battere uno contro uno Toso, prova a farlo saltare, lo scarico per Persico, fa saltare Toso ma fallisce la conclusione da sotto. Prova a pulire subito Basket Golfo Cozzoli con il tiro da 3 punti fallito. Chiede di alzarsi, un po' di Actor Studio per Cozzoli. Tiro da 3 punti di Pedroni fallito. Ancora un tiro da 3 punti per Cozzoli. Errore per lui, rimbalzo di Persico. 2 conclusioni affrettate, credo non abbia gradito Coach Quilici. No, in questo momento è la sagra dell'errore, da una parte e dall'altra. E questo ci fa comodo perché più passa il tempo e più il nostro vantaggio diventa importante, però c'era anche un mezzo fallo sulla conclusione di Persio, e però secondo me ha perso il tempo del tiro. Un altro errore da parte di Procacci, vediamo se Sangio se ne avvantaggia. No, palla persa, palla recuperata di Fratto, ancora un'occasione per noi. Sembrano giocare a vinci perdi le due squadre, ma in questa fase rimane il vantaggio di più 12 per Piombino. 6 minuti e 36 secondi alla fine del match, si mette in visione Pedroni nell'angolo, riceve lo scarico di Fratto, piazza la bomba che riporta Piombino sul più 15. Questo è un attacco gestito decisamente con oculatezza e con capacità, la penetrazione di Fratto, lo scarico per Pedroni che ha spazio, mette i piedi a posto e piazza la bomba del più 15, costringendo 15 al time out.
Sì, quando l'azione è fatta bene, come in questo caso qui, hai un ottimo tiro da alta percentuale. E Pedroni non si è fatto pregare, nonostante avesse sbagliato il tiro precedente, ha tirato e va considerato che è un ragazzo del 98, quindi dimostra questa sicurezza ormai già da qualche anno, è un giocatore di sicuro affidamento anche per i prossimi anni. E questo ci fa immensamente piacere perché è un ragazzo di Piombino. E che quindi ci fa piacere tutti che un ragazzo è cresciuto in questa città, e quindi il fatto che trovi questa maturità a questa età è una cosa che ci riempie di gioia. 5-9-4-4 più 15, 3-3 il parziale del quarto quarto. C'è cambio per Basket Golfo. Procacci in panca, torna in campo Alessio Iardella. Doppio cambio anche, anzi per Piombino, perché in panchina anche Edoardo Persico. Quindi non esce Procacci ma esce Persico per Iardella. Abbassa il quintetto, qua c'è Andreazza. Possesso nelle mani di Roveda che gestisce l'attacco per San Giorgio. Lo scarico per Dianni. Palla in punta per Toso. Lontanissimo dal canestro il gioco di San Giorgio. Palleggia resta il tiro di Dianni. Errore per lui, ma si catapulta a rimbalzo Toso. Che scarica fuori per il 3 punti a bersaglio di Roveda. Meno 12 San Giorgio. Alla bomba di Pedroni risponde immediatamente Roveda. Non deve abbassare la guardia Piombino. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti di gioco. C'è il tocco della difesa di San Giorgio a congelare il cronometro 24, a lasciare a Piombino 13 secondi per l'azione di attacco gestita con la rimessa di Pedroni. Lo scarico per Procacci, il palleggio del numero 6 fronteggiato a rota, finta il tiro, trova lo scarico per Fratto, il tiro frontale da 3 punti del numero 10. A gestire la transizione Fioravanti, resta il tiro del numero 8, l'errore per lui. Rimbalzo difensivo di Fratto. Ennesima doppia doppia di Francesco. 13 punti, siamo già a 11 rimbalzi Mau e 20 in valutazione. Una garanzia come al solito la prestazione di Francesco. Che prova a ricevere lo scarico di Procacci. Azione interrotta prima dal fischio della difesa arbitrale, della coppia arbitrale. È il terzo fallo per San Giorgio, come giustamente mi suggerisce Maurizio. 5 minuti e 20 allo scadere di questo match, con Piombino avanti di 12. 5-9-4-7 sul tabellone del Palatenda, richiamato in panchina Fioravanti. Torna in campo Bocconcelli. Lo scarico gestito da Pedroni. La ricezione e allontanamento di Mazzantini. Lo scarico per Fratto. La partenza in palleggio di Procacci. Ancora una lezione di partenza, spalla a canestro, c'è in fondo di Francesco Fratto contro Toso. Non realizza ma raccoglie il fallo del capitano ospite. Quarto fallo di squadra per San Giorgio e due liberi in arrivo per Fratto, autore fino a questo momento di 13 punti. Primo viaggio in lunetta per lui nel match. Realizza il primo. Il secondo con l'aiuto dell'idea del basket va a bersaglio per il più 14 Piombino. Stiamo per entrare nella seconda metà di gioco dell'ultimo quarto. L'attacco di Bocconcelli, lo scarico per Toso, palla per Dianni, partenza in palleggio di Roveda, arriva il blocco di Dianni, alza la parabola a Roveda, la difesa forte di Piombino produce il rimbalzo difensivo di Pedroni, torna sul cubo dei cambi parlato. La partenza di Procacci, trova la difesa di Toso, lo scarico di Iardella per Fratto, l'extra pass a servire Mazzantini. La partenza ignorante di Saverio, ma altrettanto ignorante e a tempo debito la stoppata di Toso
Gran gesto tecnico anche del capitano di San Giorgio, Mau in difesa, ha preso benissimo il tempo al terzo tempo di Mazzantini. Il catch and shoot di Alessio non trova il fondo della retina e San Giorgio riparte in transizione. Bocconcelli fronteggiato da Pedroni, attende il blocco di Toso. Palleggereste e tiro, due punti di gran classe per Bocconcelli. Mano delicata del numero 4, Mau. Sì, mano delicata, bel canestro. L'allenatore di San Giorgio ha provato a 7 minuti alla fine a mettere in campo i due play per aumentare il ritmo, ma non ha avuto i risultati sperati. Allora ne ha tolto uno e ha messo Parlato. Ma Pedroni ci fa vedere un'ottima realizzazione da 3 punti che taglia un po' le gambe ai giocatori lombardi. Seconda bomba a bersaglio per Edoardo, che sta diventando un fattore assoluto nel match. 9 punti per lui. Lo slalom di Rota, la palla recuperata da Procacci, che provava a far carambolare il cuoio sul corpo degli avversari. Azione che non riesce, arriva il fallo della difesa giallo-blu. Time out in campo per, non ho visto chi ha chiesto il time out, ma se Andreazza o Quilici. Poco importa, 3 minuti e 30 secondi, Cocci Quilici ha chiesto time out. 6-4-4-9 per Basket Golfo, quando mancano 3 minuti e 30 secondi allo scadere del match. E il battito delle mani sulle tribune del Palatenda prende consistenza. Anche in questo parziale, ma 8-8 tra Basket Golfo e San Giorgio. 11 punti Procacci, 15 Fratto, 3 punti Piardella, 9 Pedroni, 13 Mazzantini, 10 Persico, 3 Bazzano per gli uomini in giallo-blu. Per San Giorgio, 6 di Toso, 14 Bocconcelli, 1 di Anni, 5 Rota, 5 Parlato, 6 Cozzoli, 2 Colombo, 5 Roveda, 5 Fioravanti. Ma aver lasciato a 49 punti a 3 minuti e 30 secondi l'attacco di San Giorgio, un solo uomo in doppia cifra, Bocconcelli a 14, il secondo miglior realizzatore a 6 punti, e segno che la difesa giallo-blu tutto sommato ha prodotto un buon lavoro in questo match, Mau. Sì, lasciare questa squadra a 49 punti a 3 minuti e 30 è senz'altro una buona difesa. E come dicevo prima, loro stanno continuando a giocare sulla transizione. Questa, come dicevo, è un'arma a doppio taglio, perché finché sei fresco in campo e hai medie alte, questa tattica dà frutti. Quando scendono un po' le medie, diventa un'arma a doppio taglio. Ancora il canestro da 3 di Fratto, che se ci mancava era la ciliegina sulla sua prestazione. Più 17 sul 67-50, ora fronteggia Parlato, lo scarico per Bocconcelli, prova a muovere i piedi veloci Fratto sull'attacco del numero 4, lo scarico per Dianni, arriva l'intercetto di Ardella, 3 punti di Dianni, si lotta al rimbalzo, lo scarico per Parlato, parla per Dianni, l'appoggio mancino del capitano di San Giorgio per il 6-7-5-2, 2 minuti e 35 secondi alla fine del match. Il palleggio di Procacci, lo scarico per Mazzantini, tira in faccia a Parlato Saverio, errore da 3 punti per lui. Già dall'altra parte Parlato a fronteggiare ancora Mazzantini, lo scarico letto da Iardella, recupera la palla il capitano in contropiede. Il duetto con Procacci interrotto da Bocconcelli, forse un passaggio di troppo, ma apprezzabile il fatto che ognuno dei due giocatori giallo-blu aveva piacere di far canestro al proprio compagno di squadra. Sì, Bocconcelli era rimasto nel mezzo, non sapeva più nemmeno dove girarsi, ci ha messo la mano e purtroppo il pallone l'ha trovato. Bravo Bocconcelli a non andare su un giocatore ma a rimanere nel mezzo. Peccato questo fallo di Fratto, francamente io di qui non l'ho visto. Il quarto fallo di Francesco, quarto di squadra anche per Piombino. È
rimane fisso a 3 il numero dei falli Piombino, probabilmente era già stato inserito il fallo di Fratto, non c'è bonus quindi per San Giorgio. Arriva adesso il quarto fallo di squadra di Procacci sulla partenza in palleggio di Rota. Due liberi per il numero 9 ospite. 1 minuto e 51 secondi alla scadenza del match, pareggio a 11 anche nel quarto di chiusura di questo match dopo il 12 pari nel terzo. Ha fatto la differenza fino a questo momento il parziale 22-9 nel secondo quarto per Piombino. Mau. Sì, è stato un parziale micidiale quello del Piombino, e poi Piombino è stato bravo però anche a tenerlo, perché ha fatto questo parziale e l'ha tenuto per altri due tempi, tenendo sempre alla squadra della Sangio sempre a quella distanza lì, quindi di questo gliene va dato atto. 2 su 2 per Rota, che riporta San Giorgio sul meno 13. Ultimi 100 secondi di gioco qui al Palatenda. Palla nelle mani di Capitano Iardella, trova lo scarico per Fratto, palla ancora per il capitano, palla leggera sul tiro di Alessio, errore per lui, palla recuperata da Pedroni, lo scarico per Fratto, il palleggio di Procacci, lo scarico per Iardella che trova lo scarico per Fratto, in allontanamento il tiro di Francesco, allo scadere due punti di gran classe del numero 10 ex Omegna, a ribadire ancora che forse il 4 di ruolo più forte del girone è sicuramente lui. Sì, basta guardare le cifre, Fratto ha fatto vedere quest'anno delle cifre mostruose, come del resto lo ha fatto vedere oggi. Secondo me è il miglior quarto del girone e devo dire che ne ho visti diversi, uno meglio di un altro, quindi avvalora ancora di più la stagione di questo ragazzo, che appena arrivato a Piombino ha fatto vedere subito quanta diciamo pallacanestro c'è nelle sue mani e nei suoi piedi, ma anche nella sua testa, Mo, perché un lottatore nato, uno abituato a vincere oltretutto la Coppa Italia con Omegna lo scorso anno, uno che non molla mai nemmeno allenamento, che è di incitamento per i giovani, di esempio un ragazzo che nei playoff può assolutamente far valere la propria legge. Sicuramente, mi auguro che nei playoff faccia vedere di che panni veste, come ha fatto per tutto il campionato. A mettere l'oliva nel Martini, la bomba di Procacci per il più 17. 7-2-5-5, speriamo ci sia tempo per vedere all'opera anche Niccolò Pistolesi e Yuri Bazzano. Quinto fallo di Procacci, che abbandona il campo per la standing ovation. Francesco Fratto in panchina, coach Andreazza è attento anche a questi particolari, ma il pubblico doveva tributare il riconoscimento a Francesco per la prestazione. Sicuramente ha fatto bene a fargli fare questa passerella, ha messo dentro Niccolò Pistolesi e ora sta mettendo dentro anche Carpitelli, che per Mazzantini, che ha giocato un'ottima partita anche lui. Carpitelli, vorrei far notare che è un 2002 addirittura, e quindi è una speranza del nostro basket, che ha già fatto consumare qualche pannolone a Babbo Bruno in precedenti occasioni, con 6 punti realizzati, non mi ricordo sinceramente il match, ma ha già messo a referto il proprio nome. 2 su 2 dalla linea del tiro libero per San Giorgio, 7-2-5-7, più 15 e partenza in palleggio di Iardella. Arriva il blocco di Nicco Pisto, che attacca poi il pitturato di San Giorgio, non si completa il gioco a due con Iardella, anche Tommaso Mezzacapo sul cubo dei cambi. Arriva il fallo di Iardella, tutto sommato utile per far entrare il numero 16, il bimbo di Raffaele, a calcare il campo penso per la prima volta in questa stagione, Mau, se non vado errato, 2 punti lo scorso anno contro Livorno, se la memoria non mi tradisce. Mi sembra sia entrato invece quest'anno qualche volta, mi sembra una volta sia entrato, ma forse mi sbaglio.
Comunque io ho avuto il piacere di giocare insieme al babbo di Mezzacapo e al babbo di Pedroni, quindi vedere i, al babbo di Pedroni, vedere i figli qui in campo è veramente una gioia da parte mia. Condivide il pensiero di Maurizio. Raffaele e Claudio dovranno a Maurizio sicuramente quantomeno un aperitivo. Tra gli applausi del pubblico gialloblu e i cinque scambiati tra i protagonisti dell'incontro si chiude il match che regala a Basket Golfo Piombino la certezza matematica del secondo posto in classifica. 7-2-5-8 sul tabellone del Palatenda. Possono partire le note di Rino Gaetano. Mau comunque vada nel prossimo incontro, Omegna secondo me completerà il filotto e alla fine delle 30 giornate meritatamente occuperà la prima posizione in classifica. Piombino conclude con questa vittoria l'assalto al secondo posto, risultato storico per la compagine gialloblu. Il nostro sogno adesso è quello di vedere almeno il superamento di un turno dei playoff. È un desiderio che proviamo forte, lo prova forte Patron Lolini, lo prova forte Coach Andreazza, lo prova tutto lo staff e tutto il pubblico gialloblu che sta tributando il meritato applauso a proprio Beniamini. Sì, è veramente un bel risultato, questi ragazzi hanno fatto una stagione strepitosa, non smetteremo mai di dirla. Se poi continueranno nei playoff sarà veramente, come dici te, la ciliegina nel Martini. Il nostro obiettivo era quello di entrare nei playoff, poi era quello di entrare nei primi quattro. Abbiamo assaporato anche il sogno di essere primi. Francamente a questi ragazzi non so cosa dire, ecco. Per noi che abbiamo commentato questa cavalcata, il divertimento di farlo, ma anche il privilegio di aver commentato dei ragazzi e uno staff tecnico così bravi. A questo punto non possiamo altro che chiedere loro di farci prolungare le nostre fatiche, Mau. Sarà un piacere prolungare le nostre domeniche qui al Palatenda e magari anche in qualche trasferta, anche senza farti le cronaca, ma sicuramente sarà un piacere. Sicuramente saremo Empoli per la giornata conclusiva. Coach Andreazza abbandona il parquet tra gli applausi del pubblico gialloblu. Gli uomini di Piombino con Camillo Bianchi in versione stampella, gli auguri nostri a Camillo per una pronta guarigione. Riccardo Quiriconi e Maurizio Garzelli vi ringraziano per la pazienza e l'attenzione e vi danno appuntamento al primo turno dei quarti di finale playoff qui dal Palatenda di Piombino. Una cordiale buonasera a tutti coloro che avranno avuto il piacere e la pazienza di ascoltarci.